Io sto lavorando giorno per giorno con loro, come hai detto tu la bacchetta magica non ce l'ho e devo dire che quello che abbiamo fatto fino adesso sotto il profilo dei risultati è frutto della disponibilità che i ragazzi fino a oggi mi hanno dato perché ovviamente hanno cercato di seguire quello che erano le mie direttive, ma ci hanno messo molto del loro perché questo è il decimo, undicesimo allenamento che faccio. Devo dire che domenica si è cominciato a vedere qualcosina anche sotto il profilo del palleggio, qualcosina. È chiaro che ci vorrà del tempo per vedere giocare in un certo modo, però ripeto, adesso a parte i record e le statistiche, vogliamo chiudere questo trittico di 3 partite in maniera positiva e ci stiamo preparando bene. Non mi fido assolutamente dell'Isernia, non mi fido di questi risultati negativi che sta avendo. Sono convinto che troveremo un osso duro perché c'è dei giocatori che io conosco, c'è il portiere del Campobasso, Landi, c'è Frabotta, c'è Fazio, è un campo ostico, ostile, quindi dobbiamo essere belli pronti, belli concentrati, mettere da parte quelli che sono stati questi 4 punti e andare lì a fare la partita, cercare di fare punteggio pieno perché c'è bisogno di continuare a crescere e c'è bisogno anche di mettere buon umore nell'ambiente che sicuramente fa bene. Arriva la San Maurese che non è una squadra facile, ma non ci sono squadre facili da affrontare. Che partita sarà? È come tutte le altre, una partita difficile perché la San Maurese sta facendo un ottimo campionato, ha un allenatore bravo, ha una squadra che si applica e quindi sarà una partita da non sottovalutare, come tutte le altre d'altronde. Noi qui in casa cercheremo di far pesare il fattore campo, però ripeto, non sarà una partita facile. Non ci sarà Banegas che è uno dei più in forma della squadra, è un problema? Ma Banegas per noi è un giocatore importante, però io ho sempre parlato di collettivo, quindi questo è un collettivo che ha anche altri giocatori importanti, quindi ho provato diverse soluzioni e sono convinto che domani chi giocherà farà molto bene.